Pasqua è alle porte, sentiamo il programma dei pesaresi per questi giorni di festa. Io vengo dalla Romagna e sono qui in vacanza. E per Pasquetta invece? Torno a casa perché devo lavorare. Staremo in famiglia, con i suoceri, i parenti, così tutti quanti insieme. E la Pasquetta invece? E Pasquetta niente, organizziamo con gli amici, probabilmente in un ristorante. Stare in famiglia e passare così la giornata di festa. Ma il menù sarà tradizionale oppure qualche strappo alla regola? Tradizionale. A Pasqua? Mangio! Dove? A casa? Fuori? No, no, mangio che è il mio, non fuori, mai fuori. A parte che quest'anno il giorno 1 di Pasqua è il mio compleanno. Vado in Moldavia, vado a trovare dei parenti, quindi sto via 15 giorni. Molto probabilmente sono a casa. Ok. Per la Pasquetta invece? La Pasquetta si va a fare un giro da qualche parte, dai. Ok. Sei per un menù tradizionale oppure qualche strappo alla regola? Menù tradizionale assolutamente, a partire dalla colazione, uova benedette, e salame. A casa. Per la Pasquetta invece? La Pasquetta no, abbiamo già prenotato al ristorante. Okay. Siete più per un menù tradizionale oppure per qualcosa di moderno, innovativo? Ma anche innovativo, perché no? Sì, noi pesce sicuro. Lei invece? Io come lei, cioè tradizionale ma anche con qualcosa di diverso, perché si ha voglia un po' di uscire. Io sono molto per il tradizionale. Per esempio cosa cucinerà? Cucinerò arrosto, cappelletti, crescia di Pasqua, colomba. O sono con i miei amici o dai miei nonni, non lo so, tocca di tutto da vedere. Sono con la mia famiglia. Sto qua a Pesaro tutta la settimana, quindi weekend, in questo caso le vacanze, passo con loro. Andiamo a trovare i nonni. La Pasquetta invece? Pure. Senta, ma lei è per un menù tradizionale per Pasqua oppure per qualcosa di innovativo? Parla con lei, è vegetariana. Quindi io credo. Quindi innovativo, okay. Innovativo. Lavoriamo, sempre. Per la Pasquetta invece? Lavoriamo. Io vado a Roma dal mio compagno e... Io vado a Milano. Ma lei è più per un menù tradizionale oppure per qualcosa di innovativo per Pasqua? Tradizionale, indubbiamente. Quindi, per esempio, cosa cucinerà? Ma io trovo cucinato, quindi non so che cosa mi fanno trovare.